Una è legata a una delle regole base del buon governo, ovvero la copertura finanziaria dei provvedimenti che si prendono. Quindi possiamo promettere tutto quello che vogliamo, ma poi faremo come qualcuno prima di noi, ovvero continueremmo ad aumentare in maniera spropositata il bilancio dello Stato. Quindi i provvedimenti, come nelle buone famiglie, le spese si fanno man mano che entrano le cifre in cassa, per cui gradualmente si faranno provvedimenti per andare ad allargare il bacino anche dei finanziamenti. Questo almeno è il mio auspicio, è la mia opinione. Non bisogna spendere ciò che non si ha, ad esempio per comprare una banca o piuttosto che chiuderne altre. Relativamente ai test, non era un obbligo, ma un gruppo consigliare lo ha detto, Libera, nel caso specifico la capogruppo, ha sottolineato che era necessario, lo fece a suo tempo all'avvocato Crescentini della segreteria istituzionale, come fosse per Libera importante fare i test, ma la segreteria istituzionale aveva sottolineato che erano facoltativi. Alcuni di noi, io ero uno di questi, hanno sempre sostenuto che forse conveniva che gli facessero prima coloro che operavano a stretto contatto con i malati, ma poi ho avuto rassicurazioni sul fatto che comunque c'erano per tutti e non avremmo tolto nulla a nessuno, tant'è che io sono uno di quelli che ha fatto anche il tampone, perché appunto, come ho detto l'altro giorno nel mio intervento, addirittura si diceva che ero un malato grave proprio perché ho gli anticorpi. Sono uno dei fortunati che ha gli anticorpi storici, chissà da quando ce li ho. Quindi anche questo giochino alla ripicca, no, noi non abbiamo detto, non abbiamo fatto, cioè, basta signori, dobbiamo lavorare per tirare fuori il paese dalle secche, non per continuare con questa modalità di capricci e di continue stistosità, perché anche qui mi collego a un'altra considerazione, anche sul discorso di alcuni provvedimenti economici che solo 6 mesi fa non erano considerabili ed ora lo sono, solamente gli stolti non cambiano mai opinione. Coloro che usano il proprio cervello e lo mettono a disposizione della collettività e non del proprio ego, la cambiano opinione, maturando opinioni diverse e devolvendo da ciò che erano in partenza. Grazie. Grazie.